raga, io ho sopra il jukebox, quindi metto anche un po' di bella musica. Ok, raga, sentite questa buona musica, questa è bellissima, sentite. Vedi nel parchetto spaccio cocaina, naccio culo, mannaccia cardarella. Ciao a tutti, raga, un abbraccio da Lordi3 e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con Joe. Ma salve! Raga, siamo su Minecraft, il nostro primo episodio su questa serie. Giusto, Joe, giusto, giusto. Volevo farmi vedere cosa abbiamo fatto in una settimana di gioco. Una settimana, in realtà anche meno, può darsi. Sì, 4-5 giorni. Allora, sta anche scurando notte, vabbè, non fa niente, vieni. Allora, iniziamo prima con, come dire, le cose più facili da fare, no? In un certo senso. Sì. E poi, non voglio. Non mi giro a sinistra, se no vi spoilerò. Che cosa è gioco questa? Questa è una farm di grano, sì. Sì, questa è una farm di grano. Come funziona? Allora, basta solo cliccare un pulsante. In Ok, realtà è una così. Vabbè, leva. la leva un pulsante. E cosa succede? Magia, esce tutta l'acqua. E poi cosa ci serve questo sistema di irrigazione? Più che altro per cosa? E vabbè, va tutto nella cesta automaticamente. Cosa ci serve, Gio? Perché? Per il Tu grano. che hai ideato? No, che hai ideato? A chi vuoi dare questo grano? Ah, questo grano andrà alle mucche, perché sì, abbiamo anche una farm di mucche e dovremo, È una per cosa. sfruttarle, se non gli dai un incentivo, loro No. non Se sei un fanno animalista e stai guardando questo video, abbandona questo video subito. Perché guarda, niente. vi faccio vedere il gioco cosa ha creato. Venite qui, raga. Vi faccio vedere. Vieni qui, Gio, vieni. Tralasciando la farm di canne da zucchero che è da spostare ed è Vabbè, questa è temporanea. da eliminare, quella è spostare. Allora, raga, spieghiamo come funziona. Poi, se queste cose vi piacciono, possiamo portare proprio dei video appositi per questo. Cioè, dove facciamo vedere come le abbiamo fatte. Allora, questa è la farm di mucche. Che cos'è questo manchingegno? Cioè, io vedo Allora, solo le guarda, mucche guarda. dentro un vetro. Che cos'è questo Allora, manchingegno? Spiegami. guarda, come puoi vedere, io c'ho del grano in mano. Ok. Ok, Sì. salgo qui, faccio Ok. scopare le mucche Con e il fanno un grano. figlio. Ok, fanno un Fanno un figlio. figlio. Poi il figlio va Ecco, qui il figlio cade dentro. giù. Quando Ok. crescerà, tirerò questa leva per farle morire. Madonna mia, ma questo è proprio sfruttamento, Gio. Ma questo è sfruttamento, Gio. Sì, Ma però questo è apri la cesta. sfruttamento. Apri la cesta, guarda Eh no, quanto ne hai vale la ragione. pena. Guarda quanto Infatti, ne vale la vabbè. pena. Ok, questa cosa l'hai fatta anche con i polli, no? Vabbè. Sì, soltanto che con quello è un po' diversa. Vabbè, Con non i stiamo polli. qui a spiegare, No, voglio Gio. Vai, spiegarlo. spiega. Allora, qui stanno i polli. I polli Ok. fanno l'uovo. L'uovo nel dispenser che lo spara qui. Oddio, Nascono i e polletti. poi? Quando nasce un polletto, si attiva la lava. Se c'è un polletto che già è cresciuto, la lava lo uccide. Fine. Oddio, ma automaticamente Sì, tutto questa in roba. automatico. Questa è automatica. Ah, bella questa cosa, bella. Vabbè, perché secondo me prima qualche pulsante quando cresce, è una cosa molto cattiva, eh. Cioè, guardatelo, poverino. Allora, Gio, questa è solo la base. Poi c'è una cosa orribile lì sopra. Che cos'è? Dove sta? Lì sopra, beh, è un portale di merda che dobbiamo, diciamo, aggiustare. Ora faccio vedere la stalla. Ah sì, ti devo Bellissima. presentare una persona. Vabbè, Che cosa? Dimmi, una persona più o chi? meno, è Aspetta, un una animale. persona, un animale, un essere vivente in questo gioco. Allora, chi è? Saluta Giacomo! Giacomo? Sì, Wow, bellissimo. Perché Giacomo! si chiama Giacomo? Perché Giacomo? Dove sta Ma scritto? la vera domanda è perché non Giacomo? Beh, ma dove sta Giacomo? Non ho visto l'etichetta. Sta scritto sul suo Ah, nome. ma perché si è sprecato tutto questo diamante per No, no, Giacomo? l'ho trovata. E poi Giacomo se la Ok. merita, messo lì. No! Allora, mi sto per girare, raga, mi giro. Altri. Uno, due, tre. Ecco qui! Il pezzo forte. Allora, qui entriamo nel nostro castello. Eccolo qui, raga. Questo è il nostro castello. Entriamo. Ok, tutto in sopravvivenza abbiamo fatto, raga. Voglio precisare. Che facciamo vedere prima giù, la sinistra, la destra oppure giù? Le case Io nostre. farei vedere prima il tavolo degli incantesimi. Questa è l'ala destra, dove si entra. Qui c'è un ascensore. Qui si sale e lì si scende. Ok, molto veloce. Vediamo, raga. Ecco qui, il nostro tavolo degli incantesimi, raga, è bellissimo, eh. Comunque è proprio bello, Gio, eh. Ti sei superato a fare questa cosa. Allora, io ho fatto solo il ragazzo guaglione che prende le cose e le portava giù e giù costruiva. Allora, Tu sei quello bella cosa. sfruttato che vieni pagato poco. Ecco, bravissimo. Questo è bellissimo, raga. Ora infatti mi incianto anche qualcosina, un piccone, che dici? Livello 30 al massimo. Ok, Vai, dammi vai. la lapislazzoli. Mettiamoli qui, vediamo. Allora, vediamo se abbiamo fortuna. Faccio avanti. No, mi stavo incantando l'arco. Vediamo se abbiamo fortuna. Allora, su 9 3 lapislazzoli, 3 livelli di esperienza. Ok, vediamo. Vedo ciò. Vai, vai. Ok. Aspetta, mi è uscito. Che schifo. Mi è uscito. The next day. Indistruttibilità 1, efficacia 2. Che schifo, cioè, che Ma schifo. che merda. Cioè, che merda, sul serio, che merda, vabbè, che merda. Vabbè, non fa Arrivederci. niente, dai, arrivederci. Allora, andiamo, questo è l'ascensore. Molto bella, davvero. Fatta bene, solo che
sotto devi stare attento perché si perde mezzo cuore. Allora, qui non capisco perché sta roba. Vabbè, si esodio. Allora, questa è la cesta che avevo messo quando stavo costruendo questa zona. Vabbè, però non l'ho mai levata perché sono un pigro di merda. Poi la toglieremo, raga. Aspetta, prima facciamo vedere le torri, no? Questa è la torre. Sì, aspettate. Anche se mi sa che sopra non ci sta più il grano e la roba. Vabbè, non fa niente. Vabbè, ok. Cioè, povera questa zona. Comunque, vabbè, dietro c'è un piccolo boschetto. E poi, raga, questa cosa è bella. Abbiamo deciso di costruirla qui perché qua è il nostro progetto. Lì dobbiamo fare una specie di ponti per collegare, diciamo, tutte queste isolette sopra. Non l'abbiamo fatto noi, ovviamente, qua. Era tipo già fatto, tipo all'Avatar. Già stava tutto fatto, dico la verità. Facciamo vedere l'ala destra, no? Vai. Vabbè, aspetta, roba qual è la destra? Messi, aspetta, Ronaldo. Che è sta roba di Salvatore qui? Questo è di Salvatore, se mi sbaglio, di Dark Shadow. Sì, e allora... Cesti di Sasi, porco il dio. Ok. Qui. Ok. Cesti di Raffo, Madonna Creeper. Vabbè. Okay. Io ucciderei un cane, lo sai? Io uccido un cane, posso uccidere un cane? No, dai, lascia stare Dio. Io sono un animalista, a parte per le mucche e i polli, però sono animalista. Andiamo, wow, tu sei proprio l'anti-animalista per eccellenza, sei l'anticristo, sei proprio. Allora, questa è la stanza delle fornace automatiche. Vuoi dare un esempio, vuoi farvi qualcosina? Sì, facciamo una dimostrazione. Allora, sì, okay, c'ho da cuocere... un sacco di carne. Oh, molto preparato. Allora, vediamo. Io mi metto lontano, ok? E spiega un po' tu cosa devi fare. Allora, okay, questa è la fornace OP mega pazza sgravata. Ok. Pazza in culo proprio. Perché cosa esatto. Perché così sgravata? Io vedo tante fornaci e un carrello sopra. Perché sto carrello? Spiegami un po'. Allora, nella cesta di dietro, okay, mettiamo il carburante. Sì, tipo il adesso carbone o qualcosa. Aspettiamo che se lo prenda. Ti aspetto. Ok, abbiamo aspettato abbastanza. Adesso poi, facciamo partire il carrello dietro. Così okay, metterà il carburante in tutte le fornaci. Automaticamente. Okay. Poi aspetti 2-3 secondi e chiudi, giusto? Sì, adesso fa un altro giro. Tolgo la leva, okay, così quando okay arriverà di qua si fermerà il carrello. Ok, adesso che abbiamo messo il carburante in tutte le fornaci, mettiamo okay nella cesta davanti quello che vogliamo cuocere. Va bene. E in questo caso è carne. Ok. Se la prende tutto il carrello. E ora guarda quanto aspettiamo. È ASMR questa cosa. Aspetta, vediamo. Dio. Oddio, è bellissimo, molto rilassante. Non arriva fino in fondo perché ovviamente non abbiamo messo abbastanza roba da cuocere. Sì. Guarda, è molto ASMR, è pure una bella fornace. Questa è sgravata. Guardate, raga, guarda com'è veloce. Ecco qua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ma che cazzo è cotto? Già avevo diversi tipi di carne. Che cazzo è cotto? Vabbè, dai, abbiamo finito qui. Questa è quanto, raga. Questa è la fornace pazza sgravata che cuoce tutto in un secondo. Ok, questa è la stanza delle chest. È tipo un ripostiglio. Tipo qua sono le cose varie, gli oggetti vari. Sì, tutto è etichettato. Cioè mi rompe sempre i coglioni ogni volta che prendo la roba. E dice, ma tu stai sbagliando a prendere le cose. Devi prendere ma meglio. Scusa, se stanno messe ordinate, no, perché metti la pietra nella cesta del legno? Vabbè, ma... vabbè, comunque. Ma ci vedi prima a casa di Raffaele? Vabbè, non c'è. Ma è un dormitorio! Guarda, Giù! Ma che cazzo è? È allora una casa per poveri, eh! Ora stanza di Giù! Che è un bel atrio! Ma che è sta roba, Giù? Ma che benvenuti! Che è sta roba? Un atrio, raga, è un atrio! Giù, aspetta, simuliamo una cosa, aspetta. Bussa! Toc, toc! Apra la sua porta, faccia presto, non importa. Questa è la mia camera da letto. Bellina, no? Sempre blu, la roba blu. Oh, scendi i piedi sul letto! E che cavolo? Che cavolo? Ma che sei a casa tua? Porco Dio. No, sto a casa tua. No, esci, scendi, no! Questa è la prima stanza più, diciamo, carina, dai. La devo modificare ancora, metto un sacco di roba. Questa è la stanza dei trofei di guerra. Questi sono tutti i miei trofei di guerra. È rubato. Bello, niente, tipo, ho messo una bistecca. I villager, no, perché mi hai messo la bistecca? Avevo la mappa, vabbè. Grazie per la bistecca. Ok, questa è la stanza da gaming. Qui, boh, mi diletto a guardare questi... Cioè, che cazzo è? Karate Kid. Oh, zitto, sto cercando di ok, raga, io c'ho pure il jukebox, quindi metto anche un po' di bella musica. Ok, raga, sentite questa buona musica, questa è bellissima, sentite. Vedi nel parchetto spaccio cocaina, naccio culo, mannaccia cardarella. La vicina pecorina si affaccia nel mio lavandino. Oh mio Dio, che bel pom. Ciccio knife dietro la porta. Fammene, sono visto, ma trasporta. Questa è la stanza. Non lo posso. Bastardo. Mettilo a posto.
Mettila a posto. Mettila a posto. E questa guarda è la, cosa questa, bella, insomma, la mia roba, raga. La mia roba. Mo posso postare anche questo. E non vi posso dire cosa sarà questa stanza. Poi lo saprei. Che cazzo. Ma che cazzo è? Cioè, che cazzo stai facendo? Come ma cazzo fai? Come fai? Devi shiftare e poi cliccare tasto sinistro. Aspetta. Come tasto sinistro? No... La L2. Ma che cazzo? Ma che cazzo è, bro? Ma perché? Vabbè, ok, la tab, ha fatto la tab, davvero ha fatto la tab. Ok, raga, questa è la casa principale, nulla. Raga, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Ok, Giorgio, che cazzo fai? Raga, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, ricordate di attivare la campanellina. E se questo video arriva a più di 35 like faremo uscire un'altra parte del genere. E raga, comunque, fateci sapere nei commenti come cazzo sei molesto, giuro, ti vado a denunciare. Ti vado a denunciare. Fateci sapere nei commenti se volete video dove spieghiamo delle farm. Va bene, raga, ci vediamo in un prossimo video.